Benvenuti in Italia avec Saïd et Thomas, étudiant en économie et en médecine à la faculté de Sienne en Toscane. In Italia. Ici pour découvrir des nouveaux horizons, une nouvelle vie, la vie Erasmus. Une culture, la culture italienne. Les pâtes, la pizza. Les glaces. Mmh. Le sourire, la bonne humeur. Les femmes. Le romantisme. Ouh. Aujourd'hui, nous avons décidé de quitter Sienne et de venir ici, à Assise, en Ombrie, dans la province de Pérouse, pour découvrir cette magnifique ville et ses beaux monuments, ainsi que son histoire. Assise est une ville de 28 000 habitants, située dans la région de Pérouse, en Ombrie. Elle est la ville native de François d'Assise, l'un des saints les plus connus de la religion chrétienne. Elle est aussi classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, tant pour son patrimoine culturel que religieux. Est-ce que c'est la même église qu'on voyait tout à l'heure ? François vivait à Assise au XIIe siècle. Son père, un riche commerçant, lui donnait suffisamment d'argent pour qu'il passe sa vie à guerroyer, à jouir des plaisirs que la vie lui offrait sans se soucier du lendemain. Sauf qu'un jour, il s'est rendu compte que la vie, c'était pas vraiment ça. Il y avait un sens plus profond, tu vois, il y a quelque chose à chercher. Et il l'a trouvé. Pour lui, le sens de la vie, c'était finalement l'amour de la création. La création, qu'est-ce que c'était ? C'était ça, la nature qu'il aimait prendre dans ses bras, admirer et remercier la création qui avait fait cette nature si belle. Donc c'était la nature et aussi les hommes. Et donc toute sa vie, il l'a passé finalement à aller rencontrer les gens et à leur transmettre ce message de paix qu'il avait au fond de lui. Et il s'en est plutôt pas mal sorti. Il est connu par exemple pour avoir noué le dialogue avec un sultan égyptien du temps des croisades. Et ça, il fallait le faire à l'époque, parce que pour qu'un chrétien ait noué un dialogue avec un sultan, c'était pas gagné au début. Tout ça pour dire que Saint François est encore connu de nos jours pour être, bien entendu, le créateur de l'ordre des franciscains, qui porte son nom, mais aussi pour être le saint patron de l'écologie, que nous efforçons de respecter. Le deuxième personnage de notre histoire serait donc Claire, une femme de la noblesse d'Assise, qui un jour décida de quitter sa famille, quitter tout bien matériel elle aussi, et d'aller rejoindre François pour créer l'ordre des Clarisses, qui était similaire à celui de François, si ce n'est qu'il s'adressait aux femmes, tandis que l'ordre franciscain était réservé aux hommes. Quindi fin da piccolo sono stato cresciuto in questo luogo di presenza di San Francesco.
spirito francescano, è sopravvissuto dopo la morte di San Francesco nel 1226 e ha contagiato in maniera incredibile tutto il mondo. Ad Assisi vengono persone dal Brasile, da ogni parte del mondo, anche facendo dei percorsi a piedi, e vengono qua per riscoprire, per sentire loro stessi la vera energia di San Francesco che è ancora presente qua ad Assisi. Detto ciò, l'energia di San Francesco continua a essere percepita dai pellegrini, non solo grazie a questa sua energia, ma anche grazie all'energia del Monte Subasio, che è considerata una delle montagne sacre nel mondo. Per questo vi si possono trovare nei dintorni delle colline di Assisi non solo comunità cristiane, ma anche delle comunità buddiste, delle comunità religiose di altri ordini, che vengono magari ad Assisi a organizzare delle conferenze, dei seminari, proprio perché si nutrono non solo dell'energia di San Francesco, ma anche di Monte Subasio. Inspiré par la vie de François et Claire, depuis une trentaine d'années sont organisées à Assise des rencontres internationales et interreligieuses pour la paix. Nous rencontrons Fra Antonello qui nous en parle. Et uno degli aspetti che mi sembra molto interessante, provocante anche per noi oggi, è quello dell'incontro di Francesco col sultano Melek el Camel. Dopo la conversione, Francesco arriva in Terra Santa e a quel momento non ha più l'interesse di andare a combattere per diventare un grande cavaliere, ma va per annunciare il Vangelo, per parlare di Gesù in questo territorio, in questo luogo particolare. E in questa situazione Francesco viene fatto prigioniero e viene portato dal sultano Melek el Camel. E qui accade qualcosa di particolarissimo, perché di fronte al sultano la situazione di Francesco era molto ambigua. Doveva o rinnegare la sua fede o subire il martirio, la morte. Quello che accade invece tra Francesco e il sultano, e noi possiamo tentare di immaginarlo, però è un dialogo che si instaura tra queste due persone. Ecco, da questo incontro, ripeto, ognuno ha conservato la sua fede. Possiamo immaginare che l'intensità dell'incontro ha prodotto una sorta di amicizia, di rispetto, di accoglienza reciproca. Da questo il Papa Giovanni Paolo II va ad invitare in Assisi il 26-27 ottobre del 1986 tutti i capi delle religioni mondiali. In questo incontro succedono varie cose, ma soprattutto il programma era molto intenso, perché intanto nel titolo di questo incontro il Papa chiede di ritrovarsi insieme per pregare per la pace. È una cosa molto diversa dal pregare insieme. Il Papa non chiede di pregare insieme, ma di ritrovarsi insieme nella stessa città, perché ognuno, secondo la sua tradizione, potesse pregare per la pace nel mondo. Il tema di fondo era la pace nel mondo. Più tardi il Papa Giovanni Paolo II chiamò di nuovo, al momento della guerra dei Balcani, chiamò di nuovo i capi delle religioni per ritrovarsi insieme, per fare qualcosa insieme per la pace nel mondo. E poi il terzo incontro, dopo l'attacco alle Torri Gemelle, dopo questo momento terribile che l'umanità ha vissuto, un attacco fatto alla società mondiale, dove veramente la sensibilità e il desiderio del Papa è stato quello di fare un appello all'umanità perché potesse custodire e essere attenta alla pace nel mondo, perché la pace potesse essere custodita nel mondo. È una città particolare perché è una città in cui vengono molti turisti, quindi turisti che portano le loro culture, le loro idee, i loro modi di vivere e si trovano ad affrontare il modo di vita di Assisi, che è un po' più chiuso rispetto a quello che si trova all'esterno. Allo stesso tempo i giovani che vivono qua ad Assisi sono un po' limitati perché non hanno molti posti dove andare, parchi dove andare a giocare, quindi si perdono un po' in tutto quello che i giovani fanno oggi, nel senso che frequentano i bar, si trovano in questi luoghi, in queste sale giochi, oppure l'unico diversivo che hanno è andare
nelle discoteche si trovano al di fuori di Assisi, quindi Assisi per i giovani è un po' una città un po' limitante, un po' chiusa per i giovani. Nonostante questo, ad Assisi vi è ancora una forte presenza della medievalità nella vita di tutti i giorni. Alcune feste che vengono fatte ad Assisi, di cui la più importante è forse quella del 3 di maggio, in cui la città di Assisi si divide in due parti, la parte di sotto e la parte di sopra, e queste due parti in questa festa vengono coinvolte tutte le persone che vivono comunque al di fuori di Assisi, che ritornano nella città, vi prendono parte e riscoprono un po' la vita di comunità. Moi, ce qui m'a plutôt touché au niveau de la mentalité assise, c'est le fait de s'en remettre aux choses simples, c'est-à-dire que l'homme se rapproche de la nature, de la création avant tout, et de vivre sans matériel ou peu. Alors que le bonheur, respirer la vie, ça c'est quelque chose d'universel et tout le monde peut en profiter. En allant à la rencontre des gens qui sont différents et dont on pourrait avoir peur au premier abord parce qu'on ne les connaît pas, on peut finalement s'enrichir en faisant leur connaissance, puisque leur différence est quelque chose qui vient finalement contribuer à ce qu'on est nous-mêmes. Et outre la différence qui nous sépare, on reste tous faits de la même pâte humaine qui constitue chacun d'entre nous. Et donc on a beaucoup plus à partager finalement que de caractéristiques qui pourraient tendre à nous diviser. Donc. Bienvenue en Italie.